Pronto? Buonasera, vorrei parlare con la signorina Angela, per cortesia. Sono io. Signorina, buonasera, io sono l'ex suocero di Pasquale. L'ex? Suocero di Pasquale. Chi è Pasquale? Pasquale sì. Della corte, come chi è Pasquale? Sto parlando con Angela, la signorina di Cassino. Pronto? Sì. Mi sente? Sì. Sì. Dica sì, no, ha sbagliato, mi dica qualcosa. Sto parlando sì, ma non capisco che cosa cerca da me. Non gliel'ho ancora detto, se mi dà il tempo di parlare. Prego. Ecco, allora, lei sa tutta la situazione, lei la conosce, no? Lei ha conoscenza di tutto quello che è successo tra Pasquale e mia figlia. Ma guarda, io sto in mezzo a questa situazione, non so nemmeno io perché chi mi ha messo in mezzo a questa cosa. Ecco, infatti io è proprio quello che volevo chiederle. Siccome io Pasquale ho una vita che non lo sento e... Beh, non c'è assolutamente niente tra me e lui, l'ho spiegato anche a suo figlio perché ho avuto modo di parlarci. Non capisco che cosa vuole da me. No, io non voglio niente da lei, voglio semplicemente sapere effettivamente come sono andati i fatti. Ma quali fatti? No, dico i fatti in corso d'opera, i fatti come sono andati, mi dia la sua versione dei fatti. Ma a quali fatti? L'ultima volta, a parte il fatto, guardi signorina, io glielo dico, lei sa, no, il mestiere che faccio, quindi io... No, non... io non so assolutamente niente. Va bene, io indosso una divisa, ovviamente lei mi dice che non si sente da tempo, l'ultima volta vi siete sentiti ieri sera, lei sa che c'è una denuncia, lei sa che il signor Pasquale ha il telefono sotto controllo, o forse lei non lo sa. Ieri sera, lo so, però lei non mi dica a me non ci sentiamo da tempo se ieri sera alle 22:51 avete parlato al telefono per un tempo considerevole. Quindi voglio dire, è inutile che lei mi dice bugie a me perché io posso controllare, però io capisco anche che lei insomma non vuole entrare in questa cosa. Allora, io non voglio assolutamente, infatti ho detto più volte anche a lui di non mettermi più in mezzo a questa situazione, Oramai l'inchiesta che stiamo facendo diciamo su questo signore la coinvolge personalmente, perché lei si rende conto del fatto che essendo stata, come dire, in qualche modo la causa, no? La condizio sine qua non per la quale il Pasquale ha dovuto litigare purtroppo con la ragazza con cui stava da tanto tempo, e quindi è evidente. Sì, ma forse sta sbagliando persona, perché non sono io la persona dal tono delle telefonate che noi stiamo intercettando è evidente che capisce, insomma, lei si renderà conto del fatto che quello che dice non è vero, che lei è passibile anche lei di denuncia in tutto questo, perché se lei continua a testimoniare falsamente io sono costretto a procedere. Procedo? Allora, guarda, l'unica cosa ci diamo del lei. Guardi. L'unica cosa che posso dirle, io sarei contentissima di cambiare numero, cioè se magari fa sapere a Pasquale che magari non mi cerca più, cioè che non mi chiama più, perché se lei vede che ha il telefono sotto controllo può anche notare che io non lo chiamo. Certo. È sempre lui che chiama. Sempre lui, questo a onor del vero devo dire che è vero. Quindi non vedo perché mi devo prendere questa denuncia, non vedo proprio il motivo. Io assolutamente allora non... Allora lei promette di non sentirlo più? No, io sinceramente se mi chiama anonimo io purtroppo non... Ma lei deve non rispondere posso... perché non sapendo, però... Se lei mi chiama con il suo numero lei non, io... Lei, posso... non ci deve, lei mi deve promettere che non ci... Se lei mi promette che non ci parla più con questo signore, che appena questo signore lo chiama lei attacca... O cambia numero? Che allora, guardi, io al momento non posso cambiare numero. Va bene, allora lei giustamente, lei non può cambiare numero, però lei mi deve fare la gentilezza, se riconosce il numero di questo signore deve attaccare. Se certo, invece, se invece lui guarda, la chiama, se invece lui furbescamente la chiama con un numero anonimo, come sente la voce lei deve metter giù. Okay. Se lei fa in questo modo, io faccio in modo che il suo nome non comparirà mai in tutto il processo che no, dovrò fare. No, anche perché, guardi, diamoci del lei, guardi. Io non mi sento causa di questa cosa, anche perché i problemi, da come mi diceva lui, certo, sono nati ancora prima che io conoscessi questa persona. Certo,
che non... Lei prometta solennemente, prometta solennemente di non rispondergli mai più al telefono. Cioè, per me non ci sta nessun problema. No, dica, perché... glielo prometto solennemente. E io certo. Sono un uomo con i capelli bianchi, ho bisogno di sentir dire le cose con un certo rigore. Sì, l'unica cosa, ecco, che se mi tenete fuori da questa situazione... Le sto dicendo, mi prometta, io ho una sola, sono un uomo e ho una sola parola. Lei mi dica, mi prometta solennemente, io la tengo fuori. Va bene, promesso che non sento più questa persona, però come ripeto... Il suo nome verrà tenuto fuori dall'inchiesta, stia tranquilla. Okay. È stato un piacere, buona giornata. Grazie. A risentirla, a risentirla. Pasquale! Sì, ciao. Ok, sei pronto per la seconda parte? Andiamo veloci dalla simpatica Angela. Vediamo che cosa succede. Pronto? Angela. Oh. Oh, tutto bene? No, mi devi chiamare con un altro numero e non su questo numero. Questa telefonata è sotto controllo. Questa Angela, telefonata è sotto controllo. Attenzione, questa telefonata è... Pronto? Angela? Sì? Buonasera, Angela. Senti, No, sono quello che prima si è finto il l'ex... Insomma, un casino. Insomma, Angela, è tutto uno scherzo e sei in diretta su Radio Marte. Ce l'abbiamo fatta! Pasquale, spiega un po' ad Angela, vai! Angela! Pasquale! Angela, lo scherzo, è una radio di Napoli! Pasquale, ti giuro, sto morendo! Oh, sì,